Questa edizione dell'Isola dei Famosi non riesce proprio a trovare la giusta chiave per poter ottenere la svolta. Un altro ritiro inaspettato nel cast, di chi si tratta? Il cambio di conduzione dell'Isola dei Famosi non si sta rivelando una giocata vincente. Vladimir Luxuria ha intrapreso questa nuova esperienza come una sfida personale e professionale. Ma il pubblico non riesce a distaccarsi da Ilary Blasi? Quest'ultima ha sempre ottenuto un notevole riscontro, visto il suo modo di rapportarsi fresco e diretto. Il reality quest'anno è stato completamente stravolto, dalla conduttrice agli opinionisti all'inviata. In studio con Vladimir, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, inviata speciale e Lenoir Casalegno. Cosa non convince i telespettatori? Il programma non sta ottenendo il successo sperato, un altro ritiro improvviso tra i protagonisti del cast. Isola dei Famosi, chi è il concorrente che si è ritirato? Di sicuro tra i tanti punti da attenzionare per capire cosa non funziona di questa edizione, il cast è tra gli aspetti primari. Scegliere personaggi giusti, in grado di coinvolgere i telespettatori, è un punto fondamentale. Non sono al momento nate dinamiche travolgenti o clip che hanno permesso al reality di poter ottenere la svolta necessaria per poter migliorare nella gara d'ascolti. Vladimir ad ogni modo sta facendo del suo meglio per portare sul piccolo schermo un lavoro che possa tenere alto il nome del programma. Dopo il ritiro di Pietro Fanelli, arriva anche un'altra inaspettata decisione. Dal profilo social di Deianira Marzano un nuovo abbandono dell'isola, ovvero quello di Daniele Radini Tedeschi. La situazione per il programma si mette male, tutto continua a portare le sorti verso un'unica direzione, quella di chiudere tutto in modo anticipato. Come la prenderà Vladimir? Di sicuro questo rappresenterà per la conduttrice un boccone amaro da mandare giù. Questa opportunità, se sfruttata al meglio, poteva rappresentare un punto di svolta per la sua carriera. Le cose però sembrano proprio non migliorare. Chissà se l'arrivo di nuovi concorrenti amati dal pubblico potrebbe migliorare la situazione. Il reality arriva come da consuetudine su Canale 5 dopo il Grande Fratello, dimostrandosi un degno sostituto. Quest'anno non si può proprio dire che stia andando così, e questo genera un malcontento generale in tutto il cast. Sarà questa la prova lampante del fatto che Ilary Blasi non doveva essere sostituita? Di sicuro la conduttrice romana starà seguendo le ultime dinamiche dell'isola. Tornerà lei il prossimo anno al timone per permettere all'Isola dei Famosi di ritornare quella di prima? Staremo a vedere. Per adesso limitiamoci a capire le sorti di questa edizione profondamente in calo.